versante sud, quello che dà verso Valli, Torre Belvicino, Schio e via di seguito. Sul versante, su quel versante, c'è un'enorme parete rocciosa. È il Soio Rosso. E peraltro è anche meta degli appassionati di roccia, in effetti è una vera e propria palestra. E l'Ortelli nel 1930 ci ha ricavato una curiosa leggenda che peraltro spiega un po' anche l'origine del nome di questo soio, di questa enorme parete. Infatti si racconta che nel Buso del Legane viveva il mago Savin, che con le sue strie e anguane uscivano dalla grotta durante le bufere per rapir fanciulle e trasformarle in streghe. Accadde che durante un inverno il mago Savin aveva cominciato ad insidiare una bellissima ragazza. Lei si chiamava Caterina, e voleva appunto farne una strega. Ma Catina era promessa sposa al cavaliere del Tirolo. Peraltro lei stava già subendo l'incantesimo del mago. Le cose sarebbero andate a favore di Sabina se una stria, per vendicarsi di essere stata cacciata dal Buso del Legane, non avesse rivelato a Catina il segreto per far perdere il potere al mago Sabina. Così, all'arrivo dell'amato, Catina disse al suo cavaliere come esser liberata dal sortilegio. Lui doveva affrontare il duello Savin. Ma prima, per fargli perdere i poteri, doveva rubare i mantelli delle anguane ed esporli al sole sul soio. Nottetempo, il cavaliere riuscì ad addentrarsi nel Buso del Legane, a sottrarre tutti i mantelli rossi delle anguane e ad esporli sul soio. Il mattino seguente, quando il sole si levò e con i suoi raggi irradiò tutti i mantelli delle anguane, il mago perse ogni potere e perdette anche il duello contro il cavaliere del Tirolo. Vistosi sconfitto, il mago si ritirò e Catina poté sposare l'amato uomo. Ma perdendo i suoi poteri, il mago perdette anche la sua influenza sulle strie e anguane, che un tempo belle e nobili fanciulle poterono così uscire liberamente dal Buso del Legane. E se vi è piaciuto il racconto, condividetelo.